Eccoci, ci ritroviamo e di questa sera saluto insieme a voi, sono il professore Ciro Indolfi, che è cardiologo, presidente nazionale dell'Associazione dei Cardiologi Italiani, l'oncologo Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro. Entrambi stasera insieme a noi perché presenteremo un'iniziativa che è unica al mondo e sarebbe la Confederazione degli Oncologi, dei Cardiologi e degli Ematologi. Questa confederazione è vicina a 11 milioni di persone, quindi pensate a questi malati che possono avere un punto di riferimento. Grazie a Ciro Indolfi e a Francesco Cognetti, che sono rispettivamente Cognetti presidente e Ciro Indolfi vicepresidente. Presidente Cognetti, meglio di me lei saprà dire che cos'è FOCE. FOCE è appunto, come ha detto lei, la federazione di più soggetti di società scientifiche che fanno capo a queste tre patologie: la cardiologia, l'oncologia medica e l'ematologia. Nasce FOCE per effetto del Covid, nel senso che purtroppo questi ammalati, 11 milioni di ammalati, durante il Covid hanno avuto dei danni diretti, e cioè se si ammalano di Covid, pazienti come questi hanno una maggiore possibilità, un maggiore rischio di morirne rispetto alla popolazione generale. E poi hanno ricevuto dei danni indiretti, e cioè purtroppo sono stati danneggiati dall'affollamento, intasamento delle strutture sanitarie, e quindi che erano tutte occupate a curare e a seguire pazienti con Covid, e quindi purtroppo c'è stato un ritardo notevole negli interventi sia diagnostici che terapeutici su questi ammalati. Abbiamo pensato, insieme con l'amico Ciro Indolfi e con il presidente della Società Italiana di Oncologia, Associazione Italiana di Oncologia Medica, Giordano Beretta, di ematologia, professor Corradini, e anche Romeo e Fabrizio Pane, che sono i corrispettivi presidenti delle società scientifiche, delle fondazioni relative a queste società scientifiche, di costituirci in federazione per difendere questi ammalati. È un'idea che ha, diciamo, raccolto, grande interesse, tanto che voi siete in questo momento anche, consulenti del governo, cioè, avete modo di poter dare, grandi, consigli. Avete questi pazienti sotto mano e sapete quali sono le loro difficoltà, quindi gliene potete parlare, tutelare il paziente, ma anche essere, consiglieri del governo. Professore Indolfi. Sì, grazie, grazie innanzitutto per l'invito. Come ha detto il professor Cognetti, questa federazione nasce da un'esigenza, dall'esigenza di proteggere i pazienti più fragili e i pazienti più vulnerabili. Parlando della cardiologia, dei pazienti cardiopatici, questi soggetti, soggetti che hanno una dei fattori di rischio, hanno 5 volte una probabilità di morire maggiore rispetto ai soggetti che non hanno fattori di rischio. Quindi i cardiopatici sono dei pazienti più fragili che vanno incontro a complicanze maggiori se colpite dal Covid. E quindi noi pensiamo che bisogna dare una priorità a questi pazienti, a queste persone, perché sono pazienti che, se colpiti dal Covid, avranno un decorso peggiore, avranno complicanze maggiori, e per cui la vaccinazione dovrebbe essere riservata in modo prioritario, dopo i medici e dopo il personale sanitario in genere, dovrebbe essere riservata a questa popolazione a rischio. E questo è il motivo per cui ci siamo messi insieme i cardiologi, gli ematologi e gli oncologi per
far sentire la nostra voce in modo più forte. Un dato che è stato pubblicato di recente ci dice che l'Osservatorio Nazionale dello Screening parla di 60.000 esami saltati, praticamente 2.800 tumori che non è stato possibile diagnosticare. Dottore Cognetti, professore Cognetti, lei si è distratto, forse un attimo per riuscire a sistemare la No, no, però comunicazione. Ha vi ho sentito? ascoltato. Ecco, Sì, certo. in merito a questo dato che fa paura, che cosa diciamo a chi ci sta seguendo? Diciamo 2.800 tumori non diagnosticati. che questi tumori purtroppo ce li ritroveremo più avanzati quando, nel momento in cui sarà fatta diagnosi. Questa differenza che non è, riguarda sia i tumori della mammella, sia i tumori del colon retto, ma anche quelli della cervice uterina, significa ritardo diagnostico, significa poi a lungo andare, nei prossimi anni, avrà un impatto negativo sulla mortalità, un peggioramento della mortalità per questi tumori. È inevitabile. Se lo screening oncologico viene fatto regolarmente, proprio allo scopo di fare diagnosi precoce e quindi di abbattere la mortalità, e questi erano i risultati che si erano ottenuti negli ultimi 20 anni, un forte abbattimento della mortalità. Purtroppo, diagnosi tardiva significa aumento della mortalità. L'aumento della mortalità, quindi noi lo vedremo poi con il passare del tempo. In Certamente. merito, ecco, in merito a tutto questo, quando vi siete confrontati, non solo con i vostri colleghi, ma con il governo, che cosa è stato detto? Che cosa è venuto fuori? Noi abbiamo avuto un lungo colloquio in teleconferenza col presidente Conte e col ministro Speranza. Abbiamo illustrato le numerose problematiche che questi pazienti stanno correndo e stanno subendo. Devo dire che l'interlocuzione è stata particolarmente, abbiamo notato nei nostri interlocutori una grande sensibilità a questi temi. Un accordo su quello che bisognava fare in termini di proposte. Ne abbiamo fatto alcune proposte, numerose proposte, tutte queste condivise dai nostri interlocutori. E poi si è aperto un tavolo tecnico con il Ministro della Salute e anche con Agenas, che è l'Agenzia dei Servizi Regionali. Abbiamo fatto un documento comune che fosse di stimolo alle regioni che agissero nella direzione dei punti che noi avevamo indicato, e purtroppo però c'è un po' di lentezza nel promuovere poi le azioni, e quindi a distanza di più di 2 mesi dall'incontro con il governo al massimo livello, ancora questo documento, pur finito nella sua elaborazione e condiviso da tutti, ancora non è stato promulgato. E quindi poi abbiamo, come diceva bene il professor Indolfi, intrapreso anche l'altra strada, quella che è relativa alla anticipazione dei vaccini in pazienti appunto fragili come i nostri, non tutti gli 11 milioni, che sarebbe impossibile. Abbiamo individuato circa 400-500 mila di questi pazienti a maggior rischio di letalità per infezione, per il contagio da Covid, e devo dire che questa azione è andata più veloce. È andata più veloce. Abbiamo avuto un'interlocuzione diretta anche con il commissario Arcuri, e si sta predisponendo un piano per l'anticipazione della vaccinazione a questi pazienti. Professor Indolfi, lei ha lanciato un allarme qualche mese fa e si ritiene che questo allarme non sia mai cessato, cioè che mentre negli anni, anche nel corso di molti decenni, le morti per malattie cardiovascolari andavano diminuendo, purtroppo
con il Covid questo invece sta cambiando in maniera negativa. E allora si può morire anche in casa, si può attendere troppo ed averne delle conseguenze gravi proprio perché si ha paura di spostarsi o di muoversi per il Covid. Sì, questo è successo soprattutto nella prima fase della pandemia, a marzo. Noi, come Società Italiana di Cardiologia, siamo stati la prima società scientifica al mondo a denunziare in un documento che poi è stato pubblicato su una rivista importante il fatto che durante la pandemia i pazienti con infarto miocardico, per paura del contagio o per inefficienza del sistema, non si sono ricoverati. Purtroppo abbiamo anche riscontrato un aumento della mortalità per infarto miocardico di 3 volte, cioè siamo tornati ad una cardiologia di 20 anni fa. E questo è un dato importante perché la cardiologia in realtà ha fatto dei passi in avanti incredibili. Basti pensare che oggi un infarto non si cura più con le medicine, ma si cura con lo stent, così come le valvole cardiache vengono impiantate per via percutanea e ci sono altri farmaci dello scompenso che sono molto efficaci. Cioè la cardiologia ha fatto dei passi in avanti, questo ha consentito un aumento della mortalità degli ultimi 20 anni, di 5 anni. Quindi 5 anni in più oggi, che questi 5 anni in più che viviamo rispetto ai nostri genitori, sono legati sostanzialmente agli avanzamenti ottenuti nella terapia e nella diagnosi delle cardiopatie. Adesso quello che è successo con il Covid è che ci sono stati dei danni diretti del Covid sul cuore, perché va detto anche questo, il Covid non è un'influenza. Non è solo una polmonite, ma nel 20% dei casi, per motivi scientifici che oggi sono molto chiari, sono legati a questo ACE, che è il sistema mediante il quale questa proteina che si chiama spike protein entra nelle cellule, cioè il sistema di entrata del virus è comune non solo nei polmoni ma anche nel cuore. Questo in parole semplici si traduce nei pazienti con Covid non solo in un interessamento di patologie dei polmoni, ma anche nel 20% in infarti, miocarditi o anche aritmie. Quindi abbiamo un effetto diretto del Covid sul cuore, un effetto indiretto del Covid dovuto al fatto che i pazienti non si ricoverano in ospedale o non si sono ricoverati per paura del contagio, e anche perché il sistema ospedale è rimasto un po' ingolfato e tutto stato focalizzato nel trattamento della patologia della pandemia. Basti pensare che molti reparti Covid sono stati, diciamo così, recuperati da reparti di cardiologia. Molte UTIC in Italia sono state trasformate in reparti Covid. Quindi abbiamo anche un depotenziamento, abbiamo avuto, della cardiologia. Ed infine, durante la pandemia, circa 3 milioni di visite non sono state effettuate in Italia. Quindi questa mancata prevenzione, sia primaria che secondaria, poi verrà a galla nei prossimi anni. Quindi ci dobbiamo aspettare anche un peggioramento nei prossimi anni della mortalità cardiovascolare, che per inciso, e come è noto, è la causa numero uno di morte in Italia. E quindi io mi chiedo a questo punto se il dialogo che si ha col governo riesce a far comprendere a chi è forse solo tecnico e non medico, forse solo politico e quindi non medico, far comprendere le esigenze che hanno i diversi territori, come per esempio la Calabria, dalla quale noi stiamo È entrando. molto difficile, ma non solo in Calabria, è molto difficile in Italia far comprendere e avere una rapida consapevolezza di quelle che sono le esigenze dei pazienti. Le
il governo, un po' anche la politica, è molto lenta a recepire quelle che sono le informazioni che partono dai medici. Basti pensare che in Italia muoiono per infarto 240.000 persone, che sono tre volte i morti per Covid. Quindi non bisognerebbe trascurare una patologia così importante, pur ovviamente dando tutta la importanza e la priorità al Covid. Professore Cognetti, di fronte a tutto questo, come si tutela il malato oncologico e il malato cardiologico, ematologico, anche visto che è compreso nell'impegno che porta avanti Foce? Come si fa a tutelare il malato? Ma noi lo abbiamo fatto affrontando la tematica con la metodologia che ci è congeniale, cioè quello della scienza, e quindi abbiamo prodotto numeri, evidenze, abbiamo prodotto documenti scientifici e proposte atte ad attenuare o a ristabilire condizioni di normalità, e le abbiamo prodotte ai decisori, quindi abbiamo avuto come interlocutori il governo. Devo dire che siamo stati assolutamente accolti con grande attenzione. Quello che abbiamo notato, soprattutto nella prima fase, quella di costruzione di modelli che in qualche modo dal punto di vista organizzativo salvaguardano i nostri pazienti, abbiamo avuto fenomeni di reazione immediata. Devo dire, il professor Indolfi faceva riferimento alla trasformazione delle UTIC in terapie intensive per Covid. Questa è una realtà, obiettivamente, penso che il professor Indolfi sia d'accordo, che ha riguardato la prima ondata, il primo trimestre dell'emergenza. Poi, in effetti, queste unità sono state garantite, insomma, nella maggior parte del territorio nazionale. Quindi una certa azione, l'azione che abbiamo svolto, ha avuto dei risultati. Su altri versanti l'azione ha avuto risultati minori. Per quel che riguarda il vaccino, devo testimoniare proprio in modo assolutamente disinteressato che c'è stata un'immediata reazione positiva, soprattutto da parte del commissario Arcuri, che è persona sensibile, pragmatica e fattiva. E devo dire che abbiamo iniziato, vero Ciro, questa battaglia non più di 15-20 giorni fa, e i risultati già oggi hanno dato garanzie che si stanno muovendo, se non altro per assicurare il vaccino a quella parte dei nostri pazienti che ne ha più bisogno e ne ha bisogno anche presto. Perché voi avete 11 milioni di pazienti fragili, quindi 11 milioni di pazienti che avrebbero bisogno del vaccino. Quindi, se mi fate comprendere un po' meglio, no, quali sono questi risultati e queste risposte avute? Noi abbiamo fatto una graduazione di gravità e di rischio, e quindi abbiamo selezionato circa 400.000 di questi 11 milioni che hanno bisogno di una priorità assoluta. Abbiamo poi valutato altri 3 milioni e mezzo tra ematologici, cardiologici ed oncologici che avevano bisogno di una priorità ma non immediata. Poi tutto il resto, i pazienti guariti da anni che ormai sono assimilabili a persone normali che non hanno un rischio molto più elevato della popolazione generale, li abbiamo naturalmente lasciati senza particolari priorità. È un discorso basato su evidenze scientifiche, non è un ragionamento discrezionale. Professor Indolfi, in merito voleva intervenire? Volevo fare un commento su questo che ha detto il professor Cognetti. Oggi, leggendo su Repubblica, ho visto che in Italia il 20% delle persone alle quali è stata somministrata una dose di vaccino erano persone a bassissimo rischio, erano giovani, non erano medici, non era personale sanitario.
Cioè l'Italia era impreparata a marzo, e questo lo capisco, lo capiamo tutti quanti, che è stata la prima nazione nel mondo occidentale ad essere colpita da questa pandemia. In un certo senso si può capire, anche se è difficile capire quello che è successo, perché l'Italia ha la mortalità più alta di tutto il mondo, questa sarebbe una delle più alte, questa sarebbe interessante scoprire le cause di questa aumentata mortalità, ma dico a marzo potrebbe essere, diciamo, in qualche modo capibile la difficoltà di uno tsunami che colpisce la nazione, ma adesso francamente dopo 9 mesi riesce un po' più difficile capire che cosa sta succedendo. Se in Italia il 20% del vaccino viene somministrato a persone che non sono personale medico e a volte anche giovani, e mi chiedo se non è il caso di questo 20% di dedicarlo invece a quei pazienti che sono fragili. Noi sappiamo che i pazienti oncologici, come ha detto il professor Cognetti, nel campo mio, i pazienti che hanno uno scompenso cardiaco grave, se sono colpiti dal Covid, hanno poca probabilità di uscirne. E quindi questo è un punto, secondo me, molto importante, però come dal mio punto di vista vedo che, diciamo, che in Italia è un po' tutto lento. Posso fare un commento? Scusi signora, posso fare un commento? Prego, certo. Quello che prego, ha detto il professor Dolfi è veramente importante. Cioè, anch'io ho letto l'articolo su Repubblica e sono saltato dalla sedia, perché questa è una cosa veramente ignobile che possa succedere a fronte di indicazioni molto precise, perché le indicazioni della struttura commissariale del governo erano precise, che vengano disapplicate in questo modo, che venga preferita in termini di priorità e dato il vaccino a categorie di persone nemmeno identificabili come categorie, ma miscellanee di persone che assommano pare a circa 90.000 soggetti che lo hanno sottratto ai nostri ammalati, quelli che realmente ne hanno bisogno. E qui bisogna però che la magistratura faccia il suo dovere, perché queste sono delle cose gravissime, sono delle cose veramente gravi, e penso che siano cose che siano considerate e sono considerabili reati, perché non è possibile che succeda una cosa del genere. Ma le indicazioni, è vero Ciro, le indicazioni della struttura commissariale del governo erano molto precise, e parlava di dipendenti o comunque del settore pubblico o delle strutture accreditate dell'ambito medico, sanitario o sociosanitario, ultra ottantenni e RSA. Sono successe delle cose anche a Roma, anche nel mio istituto, che gridano veramente vendetta. Sì, ci sono dei dati che addirittura mostrano che la percentuale delle persone vaccinate arriva tra i 57 e i 60 anni, quando invece doveva essere molto più alta. E No, scusi se la interrompo. Non è solo, sono le categorie di soggetti che dovevano essere, diciamo, dovevano avere una priorità. Mi spiego meglio: se un infermiere o un medico che lavora in una terapia intensiva o lavora in un RSA, pur se è giovane, quello va tutelato, perché potrebbe essere la fonte di contagio per gli ammalati, potrebbe essere lui stesso una persona che contagia questi ammalati che sono. Quindi per il... No, prego, no, stavo dicendo, io avevo compreso questo, volevo solo proseguire con un dato, era legato al fatto che sicuramente, questo siamo d'accordo tutti, che prima va vaccinato chi lavora in prima linea e che corre dei rischi, ma che comunque serve con il proprio lavoro, dà opportunità agli altri. Però mi pare che risulti che ci sia una percentuale pari a zero per quanto riguarda l'RSA. Ecco, questo è il dato che io volevo sottolineare. No, ma
questo è il punto, cioè vaccinare i medici non è un regalo che si fa per premiare i cosiddetti eroi che abbiamo sentito nei mesi passati di le persone che hanno combattuto a mani nude questa pandemia, ma solamente perché i medici e gli infermieri possono essere teoricamente la causa del contagio dei nostri ammalati. Quindi non si fa tanto come premio, ma per proteggere, come scudo per i pazienti. Sì, in effetti è questo, però purtroppo non ci si smentisce mai quando si tratta di fare furbetti. Ne troviamo sempre qualcuno che non ha nemmeno a cuore la salute degli altri. Fare furbetti su una fila è un conto, fare furbetti nel mettere a rischio la vita degli altri è veramente come dire, degradante e vergognoso. Però speriamo che la magistratura, le forze dell'ordine possano fare chiarezza su questo. Io tornerei su Foce, perché quello è, vorrei da voi la conferma, quello che ritengo possa essere di grande rilievo nell'attività che state portando avanti è proprio la capacità di essere un filo diretto tra l'esigenza, c'è un rumore, non so se qualcuno di voi che ha qualche difficoltà nel muovere qualcosa. No, ok. Dicevo che c'è questo filo diretto tra voi e i pazienti e voi e il governo. Quindi anche in questo, oltre alla capacità di mettervi tutti insieme ed essere un po' un numero così grosso, l'unicità sta anche in questa possibilità. Forse per la prima volta le istanze dei pazienti possono arrivare direttamente a chi ci governa e potrà comprendere la reale esigenza del malato. Che ne pensate? Beh, io penso che questo è il motivo per cui noi ci siamo messi insieme, i cardiologi, gli oncologi e gli ematologi, è proprio perché abbiamo delle esigenze comuni, nonostante le patologie. C'è qualcuno che ha il microfono? Franco, vuoi vedere se hai il microfono acceso? Forse. Ecco, perfetto. E per mettere insieme delle popolazioni di pazienti che, seppur con patologie diverse, hanno in realtà la stessa esigenza. Qual è l'esigenza? L'esigenza è di essere fragili, cioè di avere una probabilità maggiore di avere complicanze e morte se colpiti da Covid-19. E questo è una cosa ormai ben dimostrata. Se una persona ha un infarto, ipertensione o il diabete e contrae il Covid, ha 5 volte di più la probabilità di morire rispetto a un soggetto giovane. Questo mi sembra un punto molto importante, no, Franco? Accendi il microfono, Franco. Sì, anche in oncologia abbiamo gli stessi numeri. Un paziente, il rischio di un paziente con tumore solido è del 25% in più rispetto alla popolazione generale di morire di Covid, e il rischio di un paziente ematologico è addirittura del 35% in più, e sono pazienti giovani, spesso pazienti che possono guarire, quelli ematologici e anche alcuni nostri pazienti, completamente la loro malattia, e hanno 30, 40, 50 anni davanti di una vita normale. Ora, andare a rischiare il Covid in questi pazienti e quindi ritardare la vaccinazione di questi pazienti è un aspetto molto molto delicato e che bisogna ben valutare. Ecco perché noi ci stiamo battendo, direi che stiamo raggiungendo il risultato appunto di avvicinare questi pazienti alla vaccinazione. Hai il microfono spento, Nadia. Grazie professore, grazie.
Avevo spento prima per evitare i rumori. Il paziente, uno dei vostri pazienti oncologico o cardiologico, ha delle grandi difficoltà nel decidere se fare o meno il vaccino. C'è sempre un po' di paura. Noi abbiamo avuto altri ospiti nelle nostre trasmissioni. Qualcuno, anche oncologo, consigliava forse di attendere un po' per vedere le reazioni che il vaccino può avere su un malato oncologico. Voi che ne pensate? Rimango molto perplesso da questa affermazione, francamente. Intanto il fatto che l'abbiamo fatta noi dimostra che, diciamo, ci crediamo. Certo, abbiamo riscontrato nel personale sanitario in Italia qualche diffidenza. Adesso le persone sono diffidenti perché non hanno mai visto un paziente morire di Covid come lo abbiamo visto noi intubati e che rimangono poi in una terapia intensiva per 2 settimane. Quindi direi che chi ha visto le conseguenze così gravi anche per soggetti giovani, non solo anziani, come diceva il professore Cognetti, ebbè, comincia a preoccuparsi di più e un poco, diciamo, quella reticenza, quella così preoccupazione sparisce immediatamente. Franco, se puoi fare un commento. Microfono. Il microfono, forse pure lui ha il Anche microfono. nelle nostre categorie sono comparsi dei colleghi o supposti tali che hanno delle tesi Novax, sono cose incredibili. Non è possibile che addirittura rifiutano la vaccinazione, ma questo è una cosa che non è tollerabile, cioè non è tollerabile perché mettono a rischio la loro vita e va bene, ne sono detentori, ma non possono mettere a rischio la vita delle persone che loro dovrebbero invece proteggere e tutelare, perché questo è il nostro obiettivo, il nostro ruolo, quello di tutelare e di guarire, non di fare ammalare i nostri pazienti. Sì. E È poi, incredibile. se posso aggiungere una cosa, la medicina Prego, sì. va avanti con degli studi che si chiamano, infatti la nostra si chiama medicina basata sull'evidenza. Ora ci sono due studi che sono stati pubblicati sulla rivista più importante al mondo, che si chiama New England, che hanno incluso 40.000 pazienti. In 40.000 pazienti è stato effettuato il vaccino, nessuno ha avuto evidenze, diciamo, mortali. Ci sono state solamente come conseguenza un dolore nella sede dell'iniezione, cefalea o a volte astenia per 2 giorni. Quindi, diciamo, noi abbiamo l'evidenza scientifica che si basa su questi studi, che sono studi cosiddetti randomizzati, che hanno dimostrato che questi due vaccini che si fanno adesso, sia il vaccino Pfizer sia il vaccino di Moderna, sono sicuri ed efficaci. Quindi io direi che bisogna rispondere con quelle che sono le evidenze della scienza. La scienza parla attraverso questi studi. Io nel mio piccolo ho sempre fatto il vaccino per quanto riguarda il vaccino influenzale e devo dire che nei primi 2 giorni ho avuto questi disturbi. Però poi la mia vita è proseguita con i miei acciacchi, ma sono andata avanti lo stesso. Insomma, anche il vaccino influenzale, era questo il mio esempio, può portare dei disturbi come quelli che si dice ci siano stati come prima controindicazione nei vaccini che sono stati effettuati. Voi sperate che, credete che i vaccini prossimi che arriveranno possano essere migliori, più efficienti di quelli che già stiamo utilizzando? Bah, se posso iniziare io, Certo, sì. io penso che bisogna vedere gli studi sul vaccino che verrà tra poco rilasciato dell'Astra. In realtà non abbiamo ancora dei dati pubblicati, quindi io mi sento di rispondere su questi due vaccini a RNA che sono di Moderna e di Pfizer, che sono dei vaccini che sono sicuri ed efficaci. Gli altri dovremo rispondere anche qui
con quella che è la risposta della scienza, cioè aspettiamo gli studi, vediamo i risultati e poi ne discutiamo. Franco, vuoi fare un commento? No, non ho nulla da aggiungere a questo che hai detto, Ciro, va bene così per me. Per quanto riguarda invece ai vostri pazienti, tornando ai vostri pazienti, una delle difficoltà maggiori che incontrano in questo periodo è quella di poter effettuare le PET o le TAC per quanto riguarda l'oncologia e spesso per quanto riguarda la cardiologia degli esami un po' più complessi da quello che può essere un elettrocardiogramma o un ecocuore. Quindi se c'è la necessità di un approfondimento, un paziente incontra delle difficoltà proprio perché molti reparti sono chiusi o bloccati vanno avanti a marce ridotte per via del Covid. Dottore Cognetti, la TAC e la PET sono degli esami importanti. In questo periodo spesso non si riesce a farle nelle cadenze da voi stessi oncologi proposte al paziente. Come ci si deve comportare? Ma intanto io vivo una realtà profondamente diversa perché essendo il mio un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e quindi dedicato all'oncologia completamente, è un ospedale Covid free, anche se anche noi abbiamo avuto i casi tra il personale e tra i pazienti. Devo dire che diciamo non ci sono grandi liste d'attesa, o almeno non ci sono liste d'attesa superiori a quelle del periodo pre-Covid. Però mi rendo conto che purtroppo il nostro sistema sanitario in termini di strutture, di dotazione organica, di attrezzature e di personale è carente. Ci sono dei numeri che a riguardo dimostrano purtroppo quanto, che differenza c'è tra il nostro sistema sanitario a questo riguardo rispetto a quello degli altri paesi dell'Europa occidentale e quindi e questo purtroppo se c'è un'emergenza, se c'è una situazione di forte sollecitazione il sistema forte risponde in modo adeguato, il sistema debole risponde in modo insufficiente. Quindi mi rendo conto che negli ospedali generali l'avvento, l'arrivo dei pazienti Covid così numerosi ha creato delle problematiche non indifferenti. Ma il paziente come si deve comportare? Sono realmente urgenti o può attendere un po' di tempo per farli? Beh, non tutti i pazienti sono uguali, ma certamente un paziente che ha una diagnosi di cancro del polmone o di cancro della mammella o di cancro del colon retto non può aspettare oltre il limite che è consentito di essere operato. Purtroppo è successo che soprattutto nei primi 3-4 mesi, ma anche adesso sta succedendo, che i pazienti con cancro operabile hanno atteso di essere operati per diversi mesi e questo francamente... Abbiamo perso un po' il collegamento. Professor Indolfi, invece per quanto riguarda la cardiologia, lei che cosa può dire? Tra l'altro rispetto al professore Cognetti, lei vive in Calabria con una realtà purtroppo per noi un po' diversa. Sì, dobbiamo fare una distinzione tra i pazienti acuti, quelli con infarto, e quelli cronici. Poi dobbiamo fare una distinzione tra i pazienti calabresi e l'Italia. Quindi cominciamo a dire che i pazienti acuti oggi con infarto hanno una garanzia di essere curati. Oggi tutti gli ospedali hanno una rete dell'emergenza cardiologica che funziona, quindi chi ha un infarto non deve avere nessuna preoccupazione perché in tutti gli ospedali calabresi sono stati attivati dei percorsi che sono Covid free. Questo per gli acuti. Per i pazienti cronici dobbiamo fare una distinzione. Bene, la Calabria, lo sappiamo tutti, soffre 11 o 12 anni di piano di rientro, gli ospedali sono vecchi,
le attrezzature obsolete, non vi è stato un ricambio generazionale, cioè il piano di rientro ha dato veramente un colpo mortale a una sanità che, come quella calabrese, che era nota per essere il fanalino di coda italiano. Quindi secondo me sarebbe necessario veramente un piano Marshall per la Calabria, sarebbe necessario attuare un piano che sia però vero, un piano realistico, un piano che sia, diciamo, efficace per costruire nuovi ospedali, centri di eccellenza. Le persone, dobbiamo metterci in testa, non è che vogliono emigrare, vogliono andare a Milano, a Roma per curarsi, semplicemente non trovano quelle, diciamo, strutture ricettive e quelle organizzazioni che sono ben invece note in Lombardia e nel Lazio. Quindi questo è per quanto riguarda la, diciamo, la nostra regione. Per l'Italia, beh, tutto il Covid ha sicuramente inceppato gli ospedali, ha ingolfato gli ospedali. Basti pensare che oggi per ricoverarsi in un reparto bisogna fare il tampone prima, bisogna aspettare la risposta, bisogna mettere i pazienti in isolamento, cioè tutto questo ha creato sicuramente delle difficoltà organizzative, ma non solo in Calabria, in tutta Italia. E beh, questo ce ne accorgeremo tra qualche anno, quando vedremo gli effetti indiretti del Covid. Microfono, Nadia. Era spento da solo. Dicevo, vorrei chiudere con un passaggio fatto con entrambi per ritornare a parlare di Foce, di questa realtà che ha positivamente colpito me, ma io sono l'ultima ruota del carro, ma sicuramente ha colpito un po' tantissime persone in Italia. Allora, quali sono i vostri programmi, i progetti che intendete nell'immediato portare avanti? E quindi che cosa fare per i pazienti e che cosa fare per comunicare meglio con la politica e con questo governo. Professore Cognetti. Ma intanto dobbiamo gestire al meglio e dare il nostro apporto tecnico-scientifico per la conoscenza che abbiamo, la consuetudine con i nostri pazienti e con le loro esigenze e l'emergenza, perché noi chiaramente non siamo usciti dall'emergenza, siamo in piena emergenza, questa emergenza potrà durare ancora alcuni mesi e non saranno mesi facili, purtroppo il contagio ormai non è più sotto controllo, come tutti sanno, anche se molto pochi lo affermano, va continuata, va espletito ogni tentativo di controllo del contagio, però purtroppo il contagio ormai è diventato cronico e gli ospedali pagano lo scotto, diciamo, di questa situazione di grossa pressione. Badate bene, tutte le pandemie hanno la stessa evoluzione. C'è una prima fase di tentativo di controllo del contagio che può durare 2-3 mesi. Se poi il contagio non si controlla e aumenta, e poi dopo entra in gioco la fase della grande crisi del sistema sanitario complessivo. E sul sistema sanitario complessivo, sia in termini di organizzazione, sia in termini di strutture, purtroppo in questi mesi non è stato fatto assolutamente nulla, nulla di nulla. Per cui questo è il motivo che non mi lascia e non ci lascia tranquilli. Noi continueremo naturalmente a pressare sia il governo centrale, ma anche a questo punto dovremo cominciare a pressare le regioni perché la situazione possa migliorare. E poi vogliamo dare il nostro contributo allo sviluppo della nuova sanità italiana, se questo sarà possibile. Il professor Indolfi parlava in modo assolutamente corretto di piano Marshall, cioè di una riforma e di una ristrutturazione completa dell'intero sistema sanitario, ma per fare il piano Marshall
come il piano Marshall è stato possibile, perché sono stati acquisiti grossi finanziamenti. Quindi qui c'è bisogno di soldi veri, soldi immediatamente fruibili, perché tutto ciò costa, perché dobbiamo noi recuperare il gap che abbiamo con gli altri paesi occidentali, e dobbiamo poi ricostruire una nuova sanità. Quindi purtroppo c'è bisogno di tanti tanti soldi, e spesi bene soprattutto, perché questi soldi dovrebbero arrivare, ma siamo bisogna vedere come arrivano, su che cosa arrivano, perché se si parla di 20 miliardi, anche 20 miliardi del Recovery Fund sulla sanità, che poi non sono tutti diretti sulla sanità, sono pochi, non sono sufficienti. E quindi le discussioni di questi giorni ci fanno capire che forse ancora si deve lottare, non bisogna avere paura nemmeno magari di mettere in crisi qualcuno. Professore Indolfi, la sua opinione qual è? Perché per un piano Marshall vogliono tanti soldi, ma ci vuole tanta esperienza per poterlo tirare su un piano. Certo. Ci vuole l'esperienza di un tecnico, l'esperienza di un politico, l'esperienza di chi vive queste cose. Ecco, questa è la nostra preoccupazione. Ma io direi che il Covid è stato l'evento più drammatico che ha colpito l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, di cui anche l'analogia con il cosiddetto piano Marshall, e ha messo in ginocchio il mondo, non solo l'Italia. Però noi dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo pensare questa pandemia come un'opportunità, perché negli ultimi 10 anni, l'abbiamo già detto, la politica di destra e di sinistra aveva un po' abbandonato la sanità, aveva abbandonato tutta la medicina del territorio, aveva abbandonato il sud, il piano di rientro. Quindi io vorrei concludere con una parola, diciamo, di ottimismo. Io penso che questa pandemia sia la più grande opportunità che abbia l'Italia per ricostruire un sistema sanitario universale, che era il vanto della nostra nazione fino a pochi anni fa. Quindi questa sarà un'opportunità, ne usciremo sicuramente migliore, e ci piace concludere così, che ne usciremo migliori, ma la perplessità è come verranno spesi questi soldi, pochi o molti che siano. Noi abbiamo sempre una preoccupazione che in Italia, nel sud, ci siano sempre questi soldi che vengono spesi male. A questo punto io mi chiedo se è possibile fare un passaggio in avanti, ma che comunque ricorda delle figure del passato, e cioè che il medico, nonostante rimanga nel suo ruolo di scienziato, possa riprendersi il posto di quella figura che non è succube della politica, ma che con la politica collabora e non si fa mettere i piedi sulla testa, e quindi ritorna ad avere un ruolo importante anche il paziente e il cittadino. Che dice? Beh, io dico che purtroppo questo sistema attuale, che è basato su una direzione generale che viene creato dalla politica, e quindi i primari possono essere in qualche modo triangolati tra governatore, tra direttore generale e primario, provoca un abbraccio mortale nel nostro campo. Cioè i medici non è che sono succubi della politica, i medici sono decisi oggi molte volte nelle loro posizioni apicali dalla politica. E questo dovrebbe essere, secondo me, un punto importante, perché il merito non deve essere sganciato da quella che è l'idea politica del medico stesso. Cioè noi non possiamo fare un primario perché ha un colore politico piuttosto che un altro. Ma ci riusciremo? La risposta, abbiamo detto che bisogna essere ottimisti. Bisogna essere ottimisti. L'Italia, secondo me, in buona parte ce la farà. Le regioni
soprattutto alcune regioni, quelle che hanno una grande organizzazione come la Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, sicuramente il Veneto si metteranno in riga. Ho qualche perplessità, conoscendo ormai la Calabria, che questo avvenga anche nella nostra regione, ecco. E questa è una perplessità purtroppo che abbiamo un po' tutti, lei da esperto, da scienziato e noi da comuni cittadini, perché sa, incomincia ad arrivare in tanti di noi anche la preoccupazione. Un domani ci sarà Francesco Cognetti, ci sarà Ciro Indolfi a curarmi. Ci sarà quindi una classe medica capace di sostituire due nomi come quelli che io ho appena fatto, che sono l'orgoglio per l'Italia intera, e cioè dire Cognetti nel suo campo o dire Ciro Indolfi nel suo campo vuol dire parlare di persone che ci invidia il mondo. E quindi che cosa succederà? Chi ci sarà a darci una mano a ritrovare la nostra salute? Quanta sicurezza e quanta tranquillità nel rivolgersi negli ospedali, se sarà sempre la politica a nominare e magari al posto di uno scienziato ci ritroviamo uno che malappena sa fare la propria firma. Perdonate il mio sfogo, però io rappresento un po' le istanze di tanti cittadini. Perdonatemi. Professore Cognetti. Ma io penso che quello che ha detto il professor Indolfi sia da condividere, da abbracciare in modo completo e sì, il sistema della sanità deve cambiare e anche questi eccessi, queste anomalie, ma anche noi dobbiamo fare la nostra riflessione, noi medici intendo, perché la nostra categoria spesso non ha svolto il suo compito fino in fondo. Noi abbiamo delle responsabilità, abbiamo quindi degli ambiti decisionali che nessuno ci può togliere, perché sarebbe una malattia inguaribile questa, come purtroppo è avvenuto nel rapporto tra la politica e anche i professionisti. E io mi auguro e sono fiducioso, perché questo paese è un paese straordinario, che è stato capace di reagire a tutte le peggiori cose che in questi decenni sono successe. Mi auguro che, come ha detto il professor Indolfi, questa sia veramente una disgrazia, ma allo stesso tempo una grande opportunità per questo paese. Grazie per essere stati i miei ospiti ancora una volta. Spero che attraverso la fondazione ci si possa ritrovare ancora per essere vicini a 11 milioni di cittadini, ma anche a tutti gli altri che seguono e che ci possono dare supporto. E quindi veramente grazie, grazie di cuore per questa vostra grande professionalità, ma questa vostra grande passione per un paese come l'Italia, dove voi lavorate egregiamente come medici. Grazie, professor Indolfi. Grazie, grazie. Ciao Grazie, Ciro. professor Arrivederci, Cognetti. grazie, grazie, grazie. A presto e alla prossima. Grazie, Grazie. grazie, Grazie. grazie.